poi tante organizzazioni che hanno voluto aderire, in particolare la Lega Ambiente, la CIA, però vedo anche gli amici e compagni del Comitato No Grandi Navi, vedo i 5 Stelle, qualcuno di sé, quindi bene che questo presidio sia articolato e variegato, perché questa è una battaglia di tutti quelli che la condividono. Allora, come ci siamo detti tante volte, qua il problema è uno solo e lo possiamo constatare con mano proprio a due passi da noi, è il problema della sicurezza su questa statale. C'è qualcuno che ormai da più di 20 anni, qualcuno anche che adesso è in galera, che vuol far passare l'autostrada come la soluzione del problema della statale. Questo è un falso clamoroso, perché il nuovo progetto di autostrada non prevede alcun intervento di messa in sicurezza della Romea, e quindi questo noi lo diciamo chiaro e forte proprio da uno degli incroci più pericolosi di questa strada, dove sono morte tantissime persone di questa frazione martoriata che si chiama Giare di Mira. La cosa da capire è anche un'altra: l'autostrada non è solo devastante, perché attraversa tantissime zone di pregio e tantissimi territori che hanno altre vocazioni. La Riviera del Brenta ovviamente ne è l'emblema. Il problema è che è anche un'autostrada che rischia di creare un buco che in via preventiva si stima di 10 miliardi di euro. Ovviamente, se facciamo i conti, l'abbiamo visto con il MOSE era stimato 1,5 miliardi all'inizio, finito per costare 6 miliardi più altri 3 miliardi di opere compensative. Quindi, se facciamo le debite proporzioni, davvero parliamo di decine di miliardi. Quindi siamo di fronte a un'opera che è paragonabile alla TAV, al ponte sullo stretto. Quest'opera verrebbe fatta dalla Jeffy Holding di Vito Bonsignore, che è un collega di partito di Lupi. Infatti, con l'ultimo decreto Sblocca Italia, che noi abbiamo definito Sbanca Italia, Renzi ha proprio inserito un codicillo apposta per sbloccare quello che era il diniego della Corte dei Conti e far andare avanti l'iter. Quindi è vero che quest'opera è di difficile cantierabilità, nel senso che è grossa e ci vorrà del tempo, ma dal 2013 in qua di fatto si sta portando avanti questo iter che era rimasto bloccato per tanto tempo, e lo sta facendo questo governo, questo va detto chiaramente. Il problema è che con il project financing, la solita storia, l'abbiamo vista anche con le altre grandi opere, si rischia proprio che, essendo il traffico estremamente limitato sia sulla E45 sia sulla Romea, che questa autostrada non abbia, come dire, il gettito sufficiente per ripagarsi. Non si ripaga il passante, che è un debito di miliardi, di 1 miliardo, dove circolano più di 100.000 veicoli al giorno, figurarsi qui dove ne circolano 15.000 al giorno. Questo è il vero problema, quindi l'ambiente, la salute, ma anche un problema di debito pubblico che rischia di ripercuotersi ancora una volta sui lavoratori, sui cittadini, in termini di tasse, di tagli ai servizi e tutto quello che stiamo vivendo già con le politiche di austerità.